il primo ministro del Kosovo sta cercando di presentarsi agli occhi del mondo come una vittima dell'aggressione serba, come una sorta di nuovo Zelensky. Così il presidente serbo Aleksandar Vučić ha commentato lo scorso sabato 14 gennaio le recenti dichiarazioni di Albin Kurti, secondo cui occorrerebbe aumentare il numero di truppe NATO di stanza in Kosovo, soprattutto considerando il supposto reclutamento da parte del gruppo mercenario russo Wagner di soldati in Serbia. Il confine tra Serbia e Kosovo, avrebbe affermato Kurti, è diventato il confine tra Russia e NATO. Il leader serbo ha commentato le dichiarazioni del premier kosovaro sottolineando come i confini della Serbia siano stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite. La scorsa settimana Vučić aveva incontrato il consigliere del Dipartimento di Stato USA Derek Chollet, invitandolo a riconoscere gli sforzi serbi per il mantenimento della pace e della stabilità nella regione e a incoraggiare Priština a continuare il dialogo con Belgrado. Dialogo che, tuttavia, continua a rimanere teso. Nel frattempo, Aleksandar Vučić ha ricevuto ieri, 15 gennaio, l'ambasciatore russo in Serbia Aleksandar Bozan Karčenko per informarlo sugli sviluppi delle relazioni tra Belgrado e Priština. Il diplomatico russo avrebbe ribadito la posizione della Federazione Russa a sostegno dell'integrità territoriale e della sovranità della Serbia. Belgrado, pur essendosi dichiarata contraria all'intervento russo in Ucraina, porta comunque avanti le proprie relazioni con Mosca su vari livelli, da quello energetico a quello culturale, e, come viene costantemente rimarcato, rappresenta l'unico paese europeo, oltre alla Bielorussia, a non avere aderito alle sanzioni antirusse. Aspetto questo che il blocco occidentale, non senza l'istigazione di Priština, le farà senz'altro pagare. Elisa Angelone, Digisole 24.